Abbiamo espresso al presidente incaricato Mario Draghi la piena disponibilità a concorrere al successo del suo tentativo per la formazione di un governo del Paese in grado di rispondere alla fase di drammatica incertezza che sta investendo l'Italia a causa di una crisi improvvisa e ingiustificata. Nell'ambito di questa fiducia che confermiamo, abbiamo anche espresso le nostre preoccupazioni e in parte le nostre proposte. Le preoccupazioni sono forti circa la crisi economica, produttiva e la crescita intollerabile delle disuguaglianze che stanno pagando soprattutto le donne e i giovani. Non dobbiamo cedere però alle tentazioni di disfattismo, di particolarismo e dell'egoismo. Occorre invece suscitare una riscossa italiana che ridia fiducia e speranza all'Italia, alla nostra comunità quindi e alle singole persone. Per questo siamo qui, perché per raggiungere questo ambizioso obiettivo occorre anche, utilizzando le ingenti risorse europee conquistate nei mesi passati, realizzare un nuovo modello di sviluppo rispetto a quello precedente la pandemia, che non riusciva, dobbiamo dirlo perché puntiamo al nuovo, non riusciva più a creare né giustizia né benessere né crescita né ricchezza. La sfida allora è davvero grande e noi faremo di tutto per aiutare il Paese a vincerla. E siamo convinti, come amava dire il presidente Carlo Azeglio Ciampi, che l'Italia ce la farà. E le proposte che abbiamo sottoposto al professor Draghi, al quale invieremo nelle prossime ore un nostro documento per un programma di governo forte di lunga durata, partono dalla necessità di una crescita dell'Italia fondata sulla sostenibilità ambientale e sociale. Questo comporta un inequivocabile e sempre più forte ancoraggio all'Europa, alla sua attuale politica di superamento dell'austerità e per, al contrario, una spinta agli investimenti, al rischio comune, alla solidarietà, a una maggiore integrazione degli interventi strategici. È un ancoraggio altrettanto importante alla nostra storica politica di amicizia euroatlantica che può essere aiutata ora dall'elezione del presidente Biden negli Stati Uniti d'America. Nell'esperienza di governo dei mesi passati l'Italia è tornata ad essere protagonista della costruzione della nuova Europa. Si è evitato cioè il danno che derive nazionaliste e antieuropee avrebbero provocato in un modo persino intollerabile e irreparabile all'Italia. E questo patrimonio andrà conservato e rilanciato. E quindi è importante accelerare ora. Accelerare su programmi di investimento da realizzare per la transizione ecologica e la sfida digitale e creare buon lavoro nel nostro Paese. Centrale sarà la riforma del fisco, fondata, come indica la Costituzione repubblicana, sul rafforzamento della progressività, una semplificazione burocratica a beneficio delle persone, delle aziende e soprattutto quelle medie e piccole. Importante soprattutto ora, in un tempo nel quale interi settori produttivi, come ad esempio il commercio, il turismo, pilastri della nostra economia, vivono una crisi drammatica. È decisivo costruire nuove, efficaci e concrete politiche del lavoro per affrontare la crisi sociale, la disoccupazione, le sofferenze di milioni di persone e famiglie che rischiano di essere travolte, a cominciare da chi si sente solo in questo momento di fronte al rischio del licenziamento. Così come è decisivo l'annoso dossier delle riforme sulla giustizia per garantire una sua maggiore velocità, un maggior rispetto della dignità della vita nelle carceri, dei principi e delle garanzie costituzionali per tutti i cittadini. Tutto questo renderà più forte e efficace anche la lotta contro le organizzazioni criminali e per la bonifica dei territori occupati dalle mafie, intollerabile minaccia allo sviluppo e alla democrazia. Una svolta decisiva è anche la ricostruzione delle infrastrutture sociali o della conoscenza a partire dalla scuola, dai luoghi della ricerca, le miniere della ricchezza di oggi per un investimento di libertà per le nuove generazioni. E inoltre
Non dimentichiamo mai che la crisi sta colpendo tutti, ma sta colpendo in particolare le donne, e non vogliamo tacere questo tema. E questo imporrà politiche di genere che rimettano al centro del modello di sviluppo il protagonismo femminile. Ecco, è stato un primo incontro, questi altri temi abbiamo sottoposto con grande fiducia al professor Draghi. Attendiamo, dopo le consultazioni che il presidente incaricato svolgerà nelle prossime ore, una sua prima sintesi di questo lavoro per valutare con spirito costruttivo insieme i passi successivi e vivere in Parlamento la fiducia che gli abbiamo accordato per il suo tentativo di fornire una risposta utile in questo momento di grande precarietà, che tuttavia vede l'Italia, a partire dai giovani, da una nuova generazione. Noi crediamo possedere tutte le risorse necessarie, umane e produttive, per una rapida ripartenza. E cioè, noi pensiamo che la situazione sia molto difficile, ma anche grazie allo sforzo fatto dal presidente Mattarella e ora a quello che si accinge a fare il professor Draghi, siamo pronti a fare la nostra parte sui nostri contenuti e per difendere il nostro Paese. Grazie.